E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi carissimi, siamo qui per continuare la nostra avventura. Questo gioco è veramente incredibile. Questo vogliamo provare a rimuoverlo per capire cosa c'è dentro. Ma mi sa che geograficamente... Eh no, qui ci siamo già passati. Ah, all'inizio praticamente spunta era bloccata dall'altra parte, vabbè. Quindi ce ne frega e usciamo di nuovo da dove siamo entrati. Proseguiamo la nostra... E questo cos'è di qua? Ragazzi, scusate, voglio esplorare bene tutto perché... E qui? Oh mamma, non mi piace assolutamente, ragazzi. Dove cazzo siamo usciti? Siamo usciti su una specie di stanzino, sperando che non ci sia qualche zombie qua dentro, perché voglio vedere come scappiamo. Medikit, medikit. Vedi che conviene sempre fare i giri. Qui dobbiamo togliere questa, però. Credo dovrebbe portare alla strada nel capannone principale, diciamo, nel... Sì, ecco, proprio qui volevo dire, non mi veniva il termine. Ok, abbiamo preso anche un medikit, vediamo un po' quanta roba abbiamo. Oh beh, un bel po', ne abbiamo tre addirittura. Molto bene, molto bene. Perché non so come andrà a finire. Cerchiamo di proseguire da questa parte. Stiamo cercando gli appartamenti di Brick Lane. Oh, c'è qualcosa sul cavo. Ma io sinceramente non mi metto a saltare, rischiando di spezzarmi una gamba per due... Come si chiamano qui? I flare là. Non me ne frega un cazzo, vi dico la verità. Trova un modo per entrare nella stanza. Forse potresti calarti da quel buco nel soffitto. Quanti zombie ci saranno qui sotto, ma noi speriamo bene. Eccolo là. Se lo prendiamo di spalle, forse riusciamo a ammazzarlo. Effettivamente, ragazzi, ho notato che quando sono di spalle sono, ringraziando il cielo, leggermente più deboli. Ok, questo pad non mi è mai stato così utile, sto... E come faccio a salirci? Dovrei... Lui ha detto... Mi sembra di aver capito... Ci ha detto di salire... Su... Ok, proviamo. Come faccio a salirci su? Ah, lì c'è una scala forse. No, di qui no, allora. Dall'altra parte forse ho visto una scala, ragazzi, scusate, ma io... È buio, ci vedo poco, mi sto cagando addosso, avrei tante scuse, sembra... Ecco, questa sembrava una scala. La voce amica ci suggeriva di calarci praticamente dal tetto in questa stanza. Quindi faremo così, anche se cazzo qua ci sono zombie anche qua sotto. Oh merda, no, un poliziotto, maledizione. Io spero sinceramente che questa palla non si rompa mai, perché se no siamo veramente nella merda. Ok, ruba. Dai, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo un attimo. Questo cos'è? No, il casco di quel pirla. Ok,
Anna, non voglio rotture di coglioni. Allora, ok, potremmo passare di qua. Intricata la situazione. Ok, vai. Oh, ci siamo. Oh mamma, guarda questo. No, non mi fido. Ok. Oh oh, guardate lì che meraviglia, eh. Porca miseria, un bel fucile. È quello. Vediamo se è vivo. Buttiamogli sta stronza in testa, vai. Boom. Sveglia. Sveglia. Quanti ci saranno qua sotto? Io salto e gli spacco il cranio. È l'unica cosa che mi viene in mente, ragazzi. Violenza. Vai. Ok, guardiamoci in giro. In giro. Ora sì che si ragiona. Doppietta, doppi danni. Doppietta, doppi danni. Che cazzo stai dicendo? Adesso la guardiamo subito. Non c'è niente. Cioè, non c'è assolutamente niente. Oh merda. No, ragazzi, se questo si era alzato eravamo morti. Ma vi rendete conto che gioco? Meno male che è capitato che era un non morto non morto. Cioè, che non si muoveva, insomma. Mi spiego di merda, però credo che voi abbiate capito. Allora. Allora. Guardiamo un attimo. 18, 7 proiettili, ok. 5, abbiamo fatto il decaricatore. Wow. Allora, inventario rapido. 1. Questa, 2. Ok, vediamo un po'. 1. Oh mamma. Mamma mia, fucile da caccia. Questo. Questo fa male, eh. Questo fa male. Però. Non dobbiamo avere voglia di usarlo. Il simbolo della nostra casa, che quindi significa che c'è qualcosa che ci può nutrire o quant'altro. Ancora, ancora più giù. Mi fa paura, ma dove cazzo ci facciamo le basi, ragazzi? Oh, tombino d'amore. Guardate qua. Abbiamo sbloccato questo percorso. Molto 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 bene. E direi, ragazzi, dobbiamo pensare bene anche per le prossime missioni. Guardate, noi siamo quasi full. Che ne dite di andare a casa un attimo a posare un po' di roba? Abbiamo troppi proiettili. Abbiamo troppe cose, perché non so quante cose possiamo trovare. Dobbiamo essere tattici e furbi. Appartamenti di Brick Lane. Possiamo passarci quando vogliamo, quindi a questo punto ritorniamo un attimo al rifugio. Scusatemi che faccio questa cosa, avrei potuto tagliarla, però vorrei insieme affrontare tutte le caratteristiche del gioco, cioè insomma anche questi momenti tattici, forse un po' noiosi, però servono proprio a ritornare in base e liberarci delle cose che so che sei alle prime armi, ma ricordati di prendere la mira prima di sparare. Senti, ma vaffanculo veramente, ok? Cioè, vaffanculo. Questo ti dico, te lo dico proprio con il cuore. Allora. Ok. 20 proiettili e via. Allora. Io questo lo tengo. Il fucilone, così abbiamo un po'. Un flare. Non lo so, potrebbe esserci utile. Non mi è mai servita un cazzo sta cosa. Allora, così siamo grosso modo leggeri. Ok. Un medkit ci vuole il 50% della salute, non più. Molto molto meglio. Abbiamo molti slot liberi, guardate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 slot, quindi possiamo prendere altre 6 cose. Adesso si ragiona meglio. Ritorniamo lì. Abbiamo più possibilità. Molte più possibilità così. Appartamenti di Berkeley. Ragazzi, dobbiamo sopravvivere. Vi ricordo che abbiamo deciso di fare una modalità assurda, quella che se moriamo finisce la nostra serie, finisce il gioco così. Al limite me lo continuerò per conto mio, però abbiamo deciso di fare questa cosa, secondo me, ai limiti estremi, proprio per usando la massima della difficoltà e usando una sola vita, come se fossimo proprio lì, come se fossimo noi i protagonisti. Ecco qua, allora siamo ritornati lì, molto più scarichi. Cristo santo, ho appena capito dove sei. È l'appartamento di Ron Friedman. Lì dentro troverai solo un imbecille che ha distolto i corvi dalla verità. Se intendi entrare, fai attenzione. Quel bugiardo di Ron Friedman ti racconterà un sacco di stronzate. Non credergli, ti metterà nei guai. Andiamo bene, ragazzi.
cazzo, non sono un bosco. Che quanti cazzo. Oh cazzo, oh merda, merda. No, 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 troppi, troppi, troppi. Ritirata stra... Allora, no, aspetta. Allora, mettiamoci qui. Proviamo il nostro shotgun. Merda, carica. Oh merda, merda. Cazzo, merda ragazzi. Mamma mia ragazzi. Mamma mia. Ok. Mamma mia, per un pelo ragazzi, eh. Ho detto che la situazione non è, non è assolutamente semplice. Siamo fatti molto molto male. Sembra tutto tranquillo più o meno. Allora, ok. Andiamo a sta cazzo di porta. Mettiamoci qui un attimo e curiamoci perché siamo messi male. Oh, l'avevo appena detto io, l'avevo appena detto, cioè ragazzi. Mamma mia, sono saliti subito, sono veloci e pericolosi. Ok. Che schifo, cazzo. Imbecille, il momento di paura a fare ste stronzate. Allora, allora, qua è tutto chiuso. E dove vado? Dove cazzo vado? Forse su? C'è un buco, ma come ci arrivo lì? Forse qui? C'è il buco, può scendere qualcuno, quindi... Questo che cazzo è? Una mina. Vaffanculo. Lo togliti dalle palle. Mi fai spaventare, cazzo. Non c'è niente. Allora. Che cazzo è? Oh. Mamma mia, vogliamo farlo veramente? Ok. Ok. C'è un cazzo dentro. Vediamo un po'. Niente, rischiare il culo per niente. Queste le cose mi fanno incazzare. Ok. Non abbiamo neanche il massimo della vita. Altro ascensore. Che cazzo. Cazzo. Vai, stanno arrivando, cazzo. Vai, vai. Andiamocene. Andiamocene, 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 andiamocene. Oh merda. Vaffanculo. Vattene a fanculo. Bastardo, chiuditi porta di merda, chiuditi cazzo, chiuditi. Oh, oh merda, 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 non è vero. Stavano scendendo qui, stavano entrando dentro. Che cazzo stanno facendo? Io sono... Ma è aperta l'ascensore, ma che miseria. Ma non mi piace. Oh, piovono, piovono zombie qua. Ma li mortacci qua. Ma cazzo, mamma mia. Ok, ok, calma, calma. Sembrano finiti, calma, non è successo niente, ok? Tutto a posto. Tutto a posto, ok? Merda, l'appartamento di Ron è al piano di sopra. Dovrai passare attraverso un condotto dell'aria. Che cazzo. No, hanno chiamato l'ascensore, ci attaccano su due fronti, non lo so. Merda. Ok, intanto chiudi la porta. Arrivano, andiamo avanti, sennò questi arrivano. Ok. È chiusa. Merda, da dove cazzo è arrivato questo? Porca puttana. Porca paletta. Ok, ok, andiamo avanti. Oh, fanculo. Chiudo la porta e me ne vado. Porca miseria. Si apre sta cazzo di porta. Merda, merda, merda. Chiudiamo la porta. Sì, ci sei solo tu. Bastardo di... In pigiama, in mutande. Vai. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Merda, merda, merda. Non mi piace. Chiudiamo.
Mi sento braccato, non so perché. Oh mamma. Ce ne sono troppe, ragazzi, ce ne sono veramente troppe. Che cazzo succede? Questo rumore. Ma che è pure da sotto là escono? Ok. Ok, calma, ok. Arrampicati, dove cazzo vado? Allora, verifichiamo. Ok, c'è qualcosa qui. Non c'è niente. Quando mi serve qualcosa da mangiare, siamo andati là a posare le cose e poi. Qui, da dove è venuto sto stronzo? Che dobbiamo andare qua dentro. Povera bestia, un gatto zombie, credo. Ancora un altro. Ok. Questo l'ho. Che schifo, sarà suicidata, poverina. Oh, un medikit, ragazzi. Un medikit, ragazzi, un medikit. Sinceramente. Non so, allora. Non c'è niente qui dentro. Non so se usarlo, ragazzi. Non so se usarlo subito, però ho paura. Non stiamo messi così male. Però è pericoloso. È pericoloso andare in giro così. Due colpi e mi seccano. E dove si va qua? Un cesso. Chiuso. Oddio. Dove vado? Forse qua. Mamma mia, ragazzi. Mi sono. Un labirinto questo postaccio. Ah, ok. Ok. Ma stiamo scherzando? Il radar è impazzito o cosa? Ok. Oh merda. Oh, ma che è la riunione degli zombie qua? Che cazzo succede? È una festa. Ah, sono attirati dal rumore della musica e non ci sentono. Meglio così, cazzo. Ce li facciamo proprio. Ah, barbecue. Io la lascio aperta perché è peggio di così. Allora, riflettiamo. Usiamo le Molotov. Ok. Però prima di fare questo, ragazzi, mi si piace dirlo, io uso il medikit. Io lo uso il medikit, ragazzi. Voglio stare in forma piuttosto. Io qua non so come va a finire. Allora, io direi usiamo la mina. No, perché rischiamo di farci esplodere il culo proprio. Allora, usiamo due Molotov su questa banda di disgraziati. No, le armi da fuoco. Ok, le lanciamo nel mezzo e poi al limite corriamo e ci chiudiamo fuori e finiamo quelli che insomma sono rimasti vivi. Ok. Ok. Stanno bruciando ragazzi. Oh, l'idea ha funzionato, eh. Ha funzionato alla grande, direi. Chiudiamo questo punto. Li abbiamo fregati tutti, ragazzi. Ah, questo è sul divano. Io una botta glielo do per sicurezza, ragazzi, eh. Mancato. Sinceramente io voglio essere sicuro che questi non si alzino. Mi dispiace fare queste cose barbare. Ok, una aranciata ce la siamo guadagnata. Non capisco perché gli zombie tirano fuori delle flare, ma in questo caso per esempio credo non mi sarebbe stato utile. Credo, eh. Okay. Vediamo un po'. Questa musica mi sta facendo nervosire, porca miseria, ragazzi, eh. Ah no, qui siamo ritornati dove eravamo. Chiudiamo perché può essere una buona barricata tra noi e loro. Mamma mia, ragazzi. Una strage. Ok, un'altra aranciata ci può tornare utile. Ok. Se l'avessimo trovato prima non avremmo. Oh merda, solo lì possiamo andare? Non c'è nient'altro. Ok, andiamo. Non mi piace. Qui, Brecker, il segnale è debole. Ti sto perdendo. Mamma mia.
Oh cazzo! Porca puttana! Ma pure qua dentro, vaffanculo! Merda, merda, merda! Ma come si fa? Anche neanche nei cunicoli, mi ha fatto venire scappare un infarto. Oddio, questa sta arrivando, questo. No, dobbiamo combattere, ragazzi, combattiamo. Alle spalle, vai. Ok. Ok, dov'è? Ok. Ok. Sarà rimasta bloccata? Meglio così. Mortacci sua. Qui. Merda, questo cammina su. Come fa a camminare da su? Merda. Merda, 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 sono due. Mamma mia, ragazzi, io non parlo che sono concentrato. Ok. L'altro dov'è? Era morto. Meno male. Meno male. Io qui non ci capisco niente, ragazzi. Mamma mia. Questa era una cassa, non l'avevo vista. Ma nel buio, tra l'altro, vuota. Una cassa vuota, ovviamente, perché noi dobbiamo soffrire. Che cosa c'è? Niente, non c'è niente, ragazzi. Ok. È una porta. Una porta, aspetta, come si fa? Spingi. Dai, 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 dai. Vediamo un po'. Parla Sombra a tutti i corvi. Inedi 6, 18, 19, 22 e 34 sono stati spazzati via dagli avvoltoi. La situazione è instabile. Ron, rispondi, sono pronto. Ron, tra meno di 12 ore ce ne andremo. Ron Friedman, se non la smetti di ignorarmi, giuro che... Chi è su Ron Friedman? Chi è sta ragazza? Rispondi, Ron! Ti prego! Niente, le casse vuote, cioè... Siamo proprio sul punto. Non c'è niente, ragazzi. Ah... Oh, cavolo, come facciamo qua? Vediamo un po' come usare il nostro. Oh, 1527. Forse ci siamo, eh? Allora, 1527. Oh merda. Prendi tutto, prendi tutto, prendi tutto. Oh merda, merda, merda. Oh merda. Cazzo. Prima quello. Ok. Ok. Mamma mia, ragazzi. Ok, calma. Calma, possiamo farci. Allora, prendiamo questo. Mangiamo questo. E siamo a posto, ok? Per adesso. Qui Prepper, mi senti? Sì. La situazione sta precipitando. Prova la cucina e usa lo scarico dei rifiuti. È la via d'uscita più rapida. La cucina? Che cazzo sta dicendo? Dove sta sta cucina? Cos'è sta roba? Caro John, non ti dimenticherò mai. I giorni insieme sono stati i più felici della mia vita. Questi ricordi sono ormai sbiaditi e non voglio andare avanti.
Sappiamo entrambi che non sei pazzo, ma l'ingiustizia che hai subito ti ha cambiato. Vedete, non ragazzi? Sei più l'uomo che amavo. L'uomo che ha rischiato e perso tutto per preparare il mondo all'arrivo della tempesta. Bellissima la storia, ragazzi. Vedete quanta cura per le fare. Le tue lettere sono diventate sempre più intrise di cinismo e disprezzo. Dio mi è testimone, non do la colpa a te, dopo tutto quello che è successo. Ma questa nuova versione di te non mi piace. Temo che non abbiamo più nulla di costruttivo da dirci. Se io o chiunque altro riusciremo a sopravvivere all'afflizione, sarà merito tuo. Merito dell'uomo che amavo, che sarà sempre parte di me. Perdonami. Mazza da baseball. Abbiamo trovato, ragazzi, mi stiamo scherzando. Mentre questa tipa cercavo di ascoltare, bellissimo tra l'altro anche la storia. Guardate qui che abbiamo preso, ma mi sa che è molto meglio della no. Allora, guardiamo le caratteristiche un attimo. Mazza da baseball chiodata, più potente letale della mazza da cricket, ma altrettanto silenziosa. Mamma mia, ragazzi, va bene. Allora, saliamo di qua perché dobbiamo uscire da quest'incubo qua. Dobbiamo portare... Oh merda. Ok, speriamo di essere vivo. Oh, uno zombie vedo. Non è finita, siamo finiti proprio nel sotterraneo dove ci sono i vestiti. Ecco, mamma mia, ragazzi, non credo. Shot, siamo stati fortunati perché si è sciotta questa mazza. È il regalo più bello che il gioco mi poteva dare. Allora, ok, andiamo via di qui. Vediamo sempre. Abbiamo anche il libro, tra l'altro abbiamo preso tutto finalmente. Se non sbaglio abbiamo anche il libro da consegnare. L'ho visto prima, non so dove l'ha messo. Ecco, oggetti di missione, questo qua. Bene. Dobbiamo riportarlo a quel pazzo, a Buckingham Palace. Quel pazzo fottuto. Non mi piace andare. Ok, forse ci siamo, ragazzi. Questa puntata è lunghissima, ragazzi, ma come potete vedere le cose da fare sono pericolose e tante. Tante e pericolose. Quindi ci siamo quasi. Andiamo un attimino. Adesso non so se arriveremo prima al rifugio o a... Siamo in sotterraneo. Ok, saliamo. Speriamo di non trovare zombie o niente, perché in questo momento, mentre saliamo le scale, siamo sempre indifesi. Ma questo mi sembra il Buckingham Palace, ragazzi, non vorrei dire. Che strano. Vedete, per aprire queste porte, ragazzi, c'è qualcuno di voi che mi sa spiegare cosa, se vede qualche cosa di numerico qui dentro? Forse dentro i triangoli, ma 7700, non lo so, cioè no, non riesco a capirne il meccanismo. Peccato, perché secondo me poteva esserci qualcosa di molto molto figo. E qui chiuso, ti pareva? Oh, buono. Andiamo su. Ok, qui non c'è passato nessuno, meglio così. Una porta completamente bloccata. Voilà là. Buckingham Palace. Lo supponevo. Per andare dal tipo dobbiamo andare di qua, sa? Sì. Eccolo, il nostro professore, il pazzoide. Ecco il tuo fottuto libro. Ok. Eccolo. Sapessi quanto mi è costato, imbecille. Se solo fossi arrivato prima. Ho provato a salvarli. E credo quasi. Ma ciò che sopravvive
Non la si può chiamare vita. Sono sollevato che i colleghi dell'Omega non abbiano dovuto assistere a questo. Bella anche la storia, vabbè, un po' il doppiaggio va tra l'italiano e l'inglese, insomma, vedo che stai ancora recitando, vabbè, cose che capitano perché non è facile in tutte le lingue. Però bella la storia, ragazzi, bella proprio. Chissà dove ci porterà il destino. Oddio, questa è l'ultima lettera di Dia, Francis Bacon. Caro Francis, eccetera, eccetera. Sì, parla del codice della panacea. Ora, i corpi dicono di conoscere questo codice. Devono essere a Londra, da qualche parte. Se riuscissimo a mettere le mani sulle lettere e a recuperare il codice, potremmo trovare una cura. Una cura, magari. Non devo arrendermi. Prova lo studium contagione. Di squarciare il velo dell'ignoranza con la scienza. Trova le sette lettere di D, il dottore. Le sette lettere. A dopo, ciao, grazie, dopo tutto quello che ho fatto, a dopo. Basta, è finita così, a dopo, ciao. Vabbè. Qui mi sembra c'era nel sotterraneo un tombino per poter, eccolo, per arrivare a casa nostra, insomma, nel rifugio. Dopodiché, ragazzi, ci salutiamo perché abbiamo fatto veramente un video di 48 ore. Però, mamma mia, che bello, che bello, che bello, che bello. Veramente fatto molto bene cinematografico, pazzesco, pazzesco. Mi scuso per il mal di gola, ma è veramente bellissimo questo gioco, mi piace un casino. Mi sta prendendo, e poi il livello di difficoltà comunque è esagerato, eh. Siamo al rifugio, ragazzi. Io spegniamo finalmente la luce, siamo a casuccia nostra. Io direi la prima cosa che facciamo, prima di qualunque altra cosa. Questa è l'ultima grande peste. Salvare. I corvi sono inquieti, i segnali sono chiari e l'attenzione è su di noi. Come predetto da John Dee. Bomba in mano, ma per ora me la non preoccuparti di questo. Con la fortuna che ho esplodo io subito. Cioè, uscire a pompa. Togliamo. Non te lo fa togliere. Che strano. Vabbè, vuoi che lo tengo? Vabbè. Teniamo. Beh, strano, com'è che non me lo fa togliere? Perché se volessi togliere. Ah sì, l'ho fatto togliere. Ah, forse non c'era proprio lo spazio. Semplicemente non c'è lo spazio. Ecco perché. Ci portiamo munizioni. Ok, ci portiamo 20 di munizioni. E poi tu ormai è pieno. Il nostro deposito è pienissimo. Ci sono ste tavole che non so che cavolo sono. I flare e tavole proprio secondo me non servono a niente. Io un medikit me lo porterei sempre dietro, perché non voglio morire come una banana. C'è un altro slot, quindi gli mettiamo anche questo. Ok, così siamo perfetti. Così siamo messi bene. Tra l'altro anche la mazza, se avessi più posto. Non ci serve più, dobbiamo pensare di liberarci della mazza tanto. Vabbè, andiamo a salvare, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi ringrazia, vi saluta, a presto e ciao ragazzi. Buonanotte amici.